non solo puliti, ma hanno delle eccellenti carriere alle spalle, di anni, se non di decenni, sottoposti a test di doping e di antidoping molto importanti, e secondo me non era giusto assolutamente precludere. Adesso hanno dato la responsabilità di gestire la vicenda alle federazioni internazionali sulla base dei nominativi della relazione McLaren. Voi sapete, per un fatto di privacy, i nomi non sono ancora usciti, le federazioni li conoscono, quindi loro hanno non solo il diritto ma il dovere di sanzionare questi atleti. In più, caso abbastanza eclatante, tutti quelli che già avevano avuto casi di doping, anche se hanno già pagato, sono nell'impossibilità di accedere alle competizioni olimpiche, e inoltre ci saranno dei controlli esterni, indipendenti, vedi Federazione Internazionale e WADA, agli stessi atleti che sono ammessi ad accedere alle gare. E credo che, onestamente, mi sembra che sia stato un comportamento obiettivamente il migliore. Sui ritardi del villaggio olimpico, ovviamente c'è preoccupazione. Nella mia relazione, mentre parlavo, diciamo, ogni Olimpiadi c'ha qualche allarme, qualche problematica all'inizio. Prima si parlava molto della zika, delle acque inquinate e della baia, oggi si parla dei ritardi del villaggio. Indubbiamente i ritardi ci sono, non voglio essere falso, sapete benissimo che questo sta a competere al comitato organizzatore. Mi sembra che le prime 15 palazzine sono praticamente completate. Noi stiamo alla numero 20 e su questo, secondo me, noi italiani vedrai che faremo bella figura. Siccome siamo abituati ogni tanto a, diciamo, arrangiarci, abbiamo una squadra di cottimisti all'opera per mettere in condizione gli atleti, adesso che stanno arrivando alla spicciolata, insomma, di vivere al meglio questa esperienza olimpica. È un problema, però penso che, con tutto il rispetto al mondo, risolvibile. È questione di, se non di ore, di giorni al massimo.